Zeynep Hemedi, un amore messo alla prova tra orgoglio e incomprensione. Dopo un'accesa discussione durante una cena, Zeynep Hemedi cercano di riannodare i fili di una comunicazione incrinata. Mentre Hemedi si perde nel tentativo di comprendere l'ira di Zeynep riguardo alla perdita del suo lavoro, Zeynep si sente ferita e incompresa. Per lei, ogni successo è frutto di sacrificio e determinazione, contrapposto alla facilità con cui Hemedi ha ereditato l'officina di famiglia. Nonostante gli sforzi di Hemedi nel rassicurarla del suo sostegno, un'ombra di dubbio ha invaso Zeynep, particolarmente dopo aver testimoniato l'incontrollabile furia di Hemedi contro Buran. La tensione tra i due si allenta quando Zeynep, mostrando la sua dolcezza, sottolinea l'innato senso di protezione di Hemedi verso gli altri. Tuttavia, lei desidera che lui riconosca il suo bisogno di sostegno e che guardino insieme verso un futuro lontano dagli errori passati. Hemedi, tuttavia, sembra incapace di affrontare queste realtà, ritirandosi nel suo mondo. In una svolta inaspettata, Emine scopre dalla TV l'imminente matrimonio di Faruk con Selim, gettandola in una spirale di shock e tristezza. Il peso della notizia è tale che Emine decide di abbandonare ogni lusso offertole da Faruk, tornando ai suoi umili inizi e chiudendo un capitolo doloroso della sua vita. Mentre questo dramma si svolge, Hemedi si rende conto che la sua posizione nel quartiere è in declino, con Buran che lentamente lo sostituisce come figura di riferimento. Una visita a casa di Sultan conferma ulteriormente le sue paure, anche se l'affettuosa Benal cerca di offrirgli conforto. Tuttavia, Hemedi, sprofondando nei suoi pensieri, se ne va, lasciando dietro di sé uno sguardo malinconico di Benal, ancora profondamente innamorata di lui. Mentre Cemile attraversa la strada, tiene saldamente un vassoio di dolci fatti in casa, destinato al negozio di Nu. In una conversazione rilassata, Nu invita Cemile a condividere un tè. Inizialmente esitante, temendo che Nu voglia dimenticare il suo passato con Emine, Cemile si rassicura grazie alle parole sincere del ragazzo, che afferma di voler andare avanti nella sua vita. I due, dopo aver condiviso questo dolce momento, si separano, guardando con speranza verso il futuro. Nel frattempo, Zeynep si reca da Sultan per esprimere la sua gratitudine per aver accolto Benal nella sua casa. Ma all'arrivo, è accolta dallo sguardo freddo e provocatorio di Benal. Tuttavia, l'occasione per Zeynep di apprendere la turbolenta storia tra Hemedi e Buran si presenta. Sultan rivela che un tempo, i due erano come fratelli, fino a quando un tragico scontro tra i loro padri causò una rottura irreparabile. Hemedi, incapace di vedere oltre il dolore, ha iniziato a trattare Buran come il figlio del suo nemico, portando il ragazzo all'isolamento e alla fuga all'estero. Questa rivelazione lascia Zeynep inquietata, realizzando le profonde ferite che il passato ha inflitto. Emine, tornando nel quartiere, è accolta da sguardi e commenti severi, a seguito della notizia televisiva sul fidanzamento di Faruk. Tuttavia, al suo arrivo a casa di Sultan, trova conforto nelle braccia aperte della donna anziana. Nonostante ciò, Zeynep non sembra pronta a perdonare e riallacciare il rapporto con la sua vecchia amica. Emine, tuttavia, trova empatia in Benal, che ha vissuto un dolore simile vedendo Hemedi sposare Zeynep. In un'ulteriore svolta, Zeynep, parlando al telefono, sembra essere sulla strada per incontrare un avvocato di nome Baris. Mujgan, ascoltando la conversazione, informa Hemedi di questo misterioso incontro, aggiungendo ulteriori tensioni e sospetti nella già intricata rete di relazioni. Mentre Sultan si fa strada attraverso le vie del quartiere, viene affrontata da due donne pronte a pronunciare giudizi severi sulla situazione imbarazzante e dolorosa di Emine. Il chiacchiericcio delle donne cerca di mettere in cattiva luce sia Emine che Sultan stessa. Tuttavia, Sultan, con la sua ferma determinazione, non dà spazio a questi pregiudizi e difende vigorosamente l'integrità e l'onore di sua figlia. Nel frattempo, Zeynep si reca nello studio legale di Baris. Ancora turbata dal suo recente licenziamento, decide di intrufolarsi per ascoltare un'intervista televisiva in cui l'avvocato sta partecipando. Le parole di Baris, incentrate sull'importanza del rispetto e dell'essere veri a se stessi, risuonano profondamente con Zeynep. Rinfocolata da queste parole, decide di affrontare Baris, sperando di poter riconquistare il suo posto di lavoro. Tuttavia, Baris, noto per la sua fermezza e riluttanza a cambiare idea, non ha intenzione di reintegrare Zeynep. Ma Zeynep, ora più che mai, è determinata a dimostrare il suo valore.
mette in luce la sua propensione al rischio e la sua dedizione, sperando di convincere Baris della sua sincerità e determinazione. Nonostante il suo fervente discorso, Baris resta irremovibile, ribadendo il suo desiderio di evitare rischi. Irritata e delusa, Zeynep risponde affermando che mentre per la maggior parte delle persone il mondo è pieno di infinite possibilità e sfumature, nella visione limitata e quadrata di Baris, il mondo è rigido e privo di sorprese. Una dichiarazione audace, che mette in discussione le convinzioni dell'avvocato e sottolinea la determinazione di Zeynep di andare contro ogni aspettativa. Mehdi, durante una visita al negozio di Nu, scopre che il suo vecchio amico ha venduto la sua attività. L'ombra di una rivelazione ancor più sconvolgente si profila quando Mehdi scopre che l'acquirente non è altri che Buran, figlio dell'uomo che ha ucciso suo padre. Questo fa emergere una tempesta di emozioni in Mehdi, che vede questa decisione come un profondo tradimento da parte di Nu. Nu, tuttavia, cerca di giustificare la sua scelta, sottolineando che Buran ha offerto un prezzo molto più alto di qualsiasi altro potenziale acquirente. Per lui, era una decisione puramente economica, non intesa come una mossa contro Mehdi. Tuttavia, Mehdi non può vedere oltre il suo dolore e la sua rabbia, percependo solo il tradimento e l'indifferenza. La tensione tra i due raggiunge un punto critico quando Mehdi, accecato dalla rabbia, minaccia di colpire Nu. Nu, a questo punto, esplode, esprimendo la sua frustrazione e il senso di inferiorità che ha sempre sentito nei confronti di Mehdi. Nonostante sia stato sempre lì per Mehdi, attraverso alti e bassi, Nu si sente come se fosse sempre stato visto come secondario, un amico di secondo piano. Mentre le emozioni tra i due raggiungono il punto di ebollizione, Mehdi, incapace di riconoscere il valore dell'amicizia di Nu e di comprendere il suo punto di vista, lancia un'accusa finale, definendo Nu un uomo senza carattere e determinazione. Questa mossa finale rende evidente che la loro amicizia è a un bivio, con entrambi gli amici che devono affrontare le loro insicurezze e la loro storia condivisa.